Buonasera dal Sacocco di Capodimonte, il Mundialito, sesta edizione, playoff, Baku batte Sari Boys 14-1, consegniamo la medaglia al migliore in campo, Gerardo Alfano, complimenti Gerardo, e poi siamo qui con Francesco Faiello, capitano, vice capitano dei Sari Boys. Francesco, è stata diciamo una partita brutta da parte vostra, siete partiti un po' diciamo mentalmente sconfitti. Bravo, già scarichi, perché stava qualche assenza nella vostra squadra, loro sono un'ottima formazione e allora però ve la potevate giocare di più. È stata una partita sofferta più che altro perché fin dal principio sapevamo che le nostre mancanze avrebbero reso difficile la partita. Se poi consideriamo pure il fatto che loro sono di tutto un altro livello rispetto al nostro, poi ecco si spiega la sconfitta. Probabilmente con qualche innesto più, magari anche di qualità, saremmo riusciti ad evitare, quantomeno a giocarcela, ecco, e a cercare di concludere nel miglior modo possibile il torneo. Diciamo sì, forse con Riccio. Sì, forse con Riccio, forse con Paciolla e qualche altro elemento forte, forse ce la saremmo cavati un po' meglio, però è stato comunque una bella esperienza, ci siamo divertiti e invito tutti a contattare Emanuele perché comunque ci si sta bene e ci si diverte. Ok, grazie mille, io da parte mia mi ha fatto piacere molto la vostra presenza, spero che nell'altra edizione che inizierà a marzo ci sarete. Perché qui come hai visto non c'è solo chi vince o la vittoria in ballo, c'è il divertimento, assolutamente. L'amicizia e tante altre. Complimenti Francesco, grazie. Alla prossima, ciao, complimenti. Jerry, una partita è stata abbastanza facile anche grazie a voi, come avete giocato voi, avete giocato bene da Baku, forse sì. Da tempo che non ci giocava così, con Seggio anche che è venuto stasera da prima mano. E buoni propositi per le semifinali. Sì, diciamo che si è rivisto un po' di Baku, quello iniziale, quello vero, che può ambire al titolo, insomma. Anche oggi c'è stata la mancanza di un perno principale, che è Mariano Di Man. E niente, recupererà presto, quindi ci auguriamo che per la semifinale, che sarà tutt'altra partita, saremo veramente effettivamente al completo e con il cambio pure, sì, fondamentale. Sì. In semifinale sfidereete al Boca Torpedo che giocheranno adesso, c'è una preferenza da parte tua o va bene? No, sono entrambe squadre che comunque hanno detto la loro, chi più chi meno nel torneo, quindi ci concentriamo più sul arrivare noi bene all'appuntamento, poi chi sarà come la semifinale, come l'eventuale finale, non conta, dipende tutto da noi insomma. Va bene, mi fai una dedica speciale a qualcuno? La dedica a Mariano Di Manna che ci ha accompagnato alla grande nelle ultime partite, quindi assolutamente a lui e alla mia ragazza. Complimenti, ci vediamo in semifinale, ciao ragazzi.